Sono stati approvati e finanziati dalle Galle Gargano quattro progetti elaborati dal Consorzio di Bonifica per il ripristino e la valorizzazione di antiche mulattiere. In particolare i progetti a finanziamento sono Sentiero dei Due Conventi, Sentiero delle Anguille e Sentiero dell'Arcangelo, più anche quello un sentiero del centro storico di San Marco in Lamis. Per il presidente del consorzio Terenzio siamo soddisfatti perché questi progetti costituiscono assi importanti delle attività sia per la tutela del comprensorio organico e sia per uno sviluppo socio-economico legato anche all'offerta turistica. Il mondo della scuola è uno dei settori più danneggiati dall'emergenza coronavirus, anche con una situazione legata alla didattica a distanza che ha avuto delle difficoltà ad essere approcciata. Sentiamo cosa ne pensa di questo il dirigente dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico di Cirignola nel Poggiano, il professor Salvatore Mininno, intervenuto sabato scorso al nostro talk show Io Resto a Casa. Sentiamolo.